Secondo giorno di allenamenti per l'Avellino di Mister Novellino, siamo nella piazzale antistante lo stadio Partenio Lombardi. Sono arrivati in questi minuti i calciatori biancoverdi, nessuna particolare sorpresa, c'è come nuovo solamente Salvatore Molina che è arrivato questo pomeriggio e si allenerà con la formazione biancoverde. Molina partirà per il ritiro di Cascia, sarà valutato da Mister Novellino e poi si deciderà se metterlo sotto contratto oppure no. Il giocatore sta bene, presente anche il suo agente qui ad Avellino, agente che vorrebbe chiudere la trattativa, perché Molina è contentissimo di riabbracciare sia Novellino sia l'Avellino, soprattutto dopo quello che è successo l'anno scorso. L'Avellino si allenerà nel pomeriggio e quindi i biancoverdi scendono in campo per il secondo giorno di allenamenti. Radu invece arriverà nella giornata di domani, probabilmente ci sarà anche Anton Krezic, ma non c'è la conferma per il difensore croato, che potrebbe aggregarsi al gruppo invece direttamente nella giornata di domenica. Secondo giorno di ritiro qui al Partenio Lombardi, l'Avellino scende in campo, fiduciosi per questa nuova stagione? Diciamo, siamo qua proprio per creare un po' di entusiasmo, cercando di trasmettere sia il giocatore che la società la nostra presenza, in che se manco qualche tassello ancora si prodigassero a poter fare ancora nella campagna parte di acquisti l'uomo giusto al posto giusto. Vedendoli così sembra una squadra abbastanza completa, però due o tre elementi di spessore ci vogliono per fare il salto di qualità. Che voto dà alla campagna acquisti dell'Avellino svolta fino a questo momento? Ma per adesso io direi che siamo sulla piena sufficienza. Mi aspetto che arrivi ancora dell'altro. Anche Novellino, in una delle sue ultime interviste rilasciate, ha parlato di 4-5 elementi che mancherebbero. Siamo ancora senza i centrali, un esterno di centrocampo, una punta valida da affiancare ad Ardemagni. Spero che arrivino questi elementi, perché secondo me la Serie B di quest'anno sarà un campionato molto, molto più duro rispetto agli ultimi che abbiamo trascorso. Quindi spero che il presidente ci accontenti alla fine con questi ultimi sacrifici, perché la piazza di Avellino, la tifoseria di Avellino, molto passionale e calda, lo merita. C'è una novità in campo, agli ordini di Mister Novellino è tornato Salvatore Molina. Sì, ho visto, Molina era, diciamo, l'anno scorso era uno dei migliori giocatori che ha preso l'Avellino. Purtroppo per motivi fisici è dovuto andare via, sembra che si sia rimesso in sesto. Molino, se sta bene, Molina penso che possa fare la differenza, perché dal punto di vista tecnico è un giocatore chiaramente di Serie A. Qual è l'acquisto più importante secondo lei fino a questo momento effettuato dall'Avellino? Ma guardi, devo dire la verità, non è che dal punto di vista degli acquisti sono tutti ragazzi interessanti che hanno una bella corsa. Sicuramente l'Avellino, avendo un budget non molto ricco, deve puntare su ragazzi giovani che di prospettiva e andare avanti e accettare questa realtà, che è una realtà economica non molto fiorente. Comunque noi siamo contenti lo stesso, siamo sempre qui a tifare auspichiamo un campionato tranquillo. L'agente di Castaldo ha detto: provo a fare il mio lavoro, ma Gigi ha giurato amore eterno ai lupi. Beh, questa è una cosa che ci fa piacere, penso sia anche giusto. È un calciatore che ha dato l'anima per questa squadra, a questo punto direi che merita ampiamente di rimanere ad Avellino, anche perché voglio ricordare che se Gigi sta bene ha dei colpi sicuramente di categoria superiore, e poi questi sono giocatori anche importanti, non solo dal punto di vista tecnico, sono importanti per lo spogliatoio, sono importanti perché riescono a reggere la piazza, sono importanti perché nei momenti importanti dove il ragazzo giovane magari gli trema un po' la gamba riesce a dare qualcosa in più, che poi alla fine ci fa ottenere il nostro obiettivo, che comunque deve rimanere la salvezza. Lei è fiducioso visti i colpi di mercato fino a questo momento svolti? Allora, diciamo che adesso non è che ha preso chissà che cosa, però io non guardo mai i nomi,
perché i nomi non portano secondo me a nessuna parte. E poi è ancora un cantiere aperto, è ancora presto per giudicare. Comunque sono fiducioso della società, penso che facciamo cose importanti quest'anno. Sì, Salvatore Molina è un giocatore che anche l'anno scorso diciamo che si è aggregato tra virgolette al gruppo. Per quello che io ricordo di Salvatore Molina, un giocatore comunque tecnicamente valido. Naturalmente bisogna vedere un po' dal punto di vista fisico qual è la condizione. E per il resto credo che la squadra abbia delle garanzie dal punto di vista tecnico, ma soprattutto di esperienza rispetto all'anno scorso molto più elevata. Secondo te mister Novellino può lavorare su vari moduli, ad esempio un 3-5-2 oltre al classico 4-4-2? Sì, credo di sì, è una squadra molto duttile. Soprattutto la cosa che quest'anno mi piace è il fatto che abbiamo dei terzini, cosa che negli anni passati ci è mancata. Manca un attaccante, chi ti piacerebbe vedere al fianco di Ardemagni? Si parla di Citro e Sissé, uno dei due. Io preferirei Sissé, anche se non mi è simpatico per quello che per il passato dell'anno scorso. Però preferirei più Sissé che Citro. Con Titti Festa di Sport Channel il mattino, l'Avellino scende in campo per il secondo giorno di raduno. C'è una novità, c'è Salvatore Molina che l'anno scorso ha fatto un po' discutere. Ha fatto molto discutere, prima parlavamo con i colleghi, le dichiarazioni di Taccone non furono proprio brillantissime, le prendiamo con il beneficio del dubbio, nel senso che sappiamo quanto è effervescente il presidente, spesso dice anche cose, dice quello che pensa senza contare fino a 10, però insomma credo che sia acqua passata. Molina sta bene, lo abbiamo anche visto, lo stiamo vedendo in questo primo allenamento per Partenio Lombardi, può essere utile alla causa dell'Avellino, questo vuol anche dire che vedremo una squadra che probabilmente non giocherà solo col 4-4-2 ma può giocare col 3-5-2 e perché no, se dovesse arrivare Morosini io opto anche per un 4-2-3-1. In campo c'è anche Ardemagni, altro calciatore che ha fatto discutere nei giorni scorsi più per le dichiarazioni della gente che ha detto se non arriva il rinnovo prima della partenza per Cascia, insomma vedremo il da farsi. Allora, detto complimenti perché il colpo l'avete fatto voi e quindi complimenti perché la notizia c'era tutta. Qualcuno diceva, il commendatore Sibile diceva sempre che i procuratori sono un po' il male del calcio. Io sono un po' d'accordo con lui perché non credo che Ardemagni pensa ciò che il procuratore ha detto. Certo, il procuratore fa i suoi interessi, anche quelli del suo assistito. È anche vero che la società gli ha promesso un rinnovo contrattuale, ma se ne può discutere a dicembre, a gennaio. Non credo che sia il caso di discutere in questo momento e credo anche che per Novellino sia un punto fondamentale di questa squadra, a patto che, come credo, Matteo voglia restare con grande voglia, grande determinazione, perché Novellino è stato chiaro, vuole puntare solo su uomini che credono veramente nel progetto Avellino. Infine l'Avellino blinda la difesa, in arrivo Raudu, in arrivo Cresic e dovrebbe arrivare a fine mese anche Marchizza. Sì, a questo punto mi chiedo, anzi ti faccio una domanda, se arriva Marchizza e arriva Blanchard, perché si era parlato anche di Blanchard, chi va via? Allora potrebbe andare via Gidai, che però ha, mi sembra, altri 2 anni di contratto, quindi è tutto aperto. Bisognerà anche capire che succede con Marchizza, perché va in ritiro col Sassuolo e so che c'è anche il Perugia che lo sta insidiando, quindi questo per me resta un po' un punto interrogativo. L'Avellino si allena sul sintetico del Partenio Lombardi, lo vedete alle mie spalle nel secondo allenamento, nel secondo giorno di raduno della formazione biancoverde agli ordini di mister Novellino. C'è la novità rappresentata da Salvatore Molina, il primo allenamento con i compagni, Salvatore Molina che lo scorso anno era stato tesserato dall'Avellino ma non ha potuto giocare nemmeno un minuto del campionato a causa di una distonia muscolare che l'ha tenuto lontano dal terreno di gioco per un bel po' di tempo. Prima seduta atletica, una seconda parte invece di lavoro con la palla, con il preparatore dei portieri Carmine Amato, invece hanno lavorato gli estremi difensori Lezzerini e Offredi. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'altro portiere, ovvero Jonut Radu dall'Inter, under 21 romeno, che andrà a completare il pacchetto dei portieri. Si valuterà poi la posizione di Offredi, cercato dal Sud Tirol, in tal caso il terzo portiere poi potrebbe essere
Rino Iuliano come nella passata stagione. Ci sono i tifosi che sono accorsi sicuramente meno rispetto al primo giorno di raduno qui all'Appartenio Lombardi, ma hanno voluto far sentire la loro vicinanza, la loro presenza alla squadra biancoverde. Manca all'appello solamente Davide Cavazzi, sempre a Roma, sempre a Villa Stewart, per ulteriori controlli ed ulteriori terapie a causa di un infortunio al ginocchio che lo tiene lontano dal campo di gioco da circa un anno. Previsto a breve il suo rientro in gruppo e quindi si suda qui sotto il sole di Avellino, sotto il sole del Partenio Lombardi. Domani altra doppia seduta di allenamento per la formazione di Mister Novellini.